Bentrovati, buonasera e benvenuti a voi e ovviamente benvenuta alla nostra gradita ospite Donatella Della Porta. Beh, la prima cosa da dire, non dovevo esserci io qui per la verità oggi a presentare il programma, infatti riporta un altro nome, però secondo me ha a che fare con un'altra globalizzazione anche questo. Simone Pieranni, che era il collega che doveva condurre la conversazione con Donatella Della Porta, è in dolce attesa di due gemelli, fra il resto, la moglie ovviamente di Pieranni. Il caso ha voluto che il parto alla fine fosse è stato anticipato ad oggi, quindi oggi 31 maggio il collega Pieranni diventa papà di due gemellini e mi pare un buon modo di iniziare la conversazione con la professoressa Donatella. Che peraltro ha la mia stima incondizionata, prima di tutto perché nel suo profilo Facebook compare con un gatto meraviglioso che risponde al nome di Aramis, con il quale ti ho vista accomodata sul divano con ben accoccolato sulla pancia, e anche questo aiuta. Detto questo, Donatella Della Porta è professoressa di scienze politiche, è la preside della facoltà di Scienze Sociali e Politiche e della Scuola Normale Superiore di Firenze, è a capo anche del Center on Social Movement Studies. Innumerevoli i suoi studi, i suoi contributi che riguardano in particolare i movimenti sociali, la violenza politica, il terrorismo, la corruzione, le forze di polizia. Ha scritto 90 libri, tanto per capire. Con il gatto. Col gatto sempre, beh, è un gatto prezioso. È dottore honoris causa dell'Università di Losanna, Bucarest e Göteborg, si dice così. E il fatto di Göteborg è particolare perché se voi volete andare sempre a curiosare, la scoprite mentre riceve questa honoris causa con una spada che però mi hai spiegato molto bene. Questa è la quarta honoris causa. Ah, è nuova questa. In Finlandia, giusto, chiedo scusa. La quarta honoris causa con la spada. La spada che però ha un significato particolare. Potere, verità e libertà. Di solito la spada dalle nostre parti è identificata solo col potere. Molto bello che sia identificata anche con la libertà e la verità, che ovviamente temi che stanno molto a cuore alla nostra ospite. Fra il resto è curioso, di là di questo marciapiede c'è la facoltà di sociologia, ricorda molto, se vogliamo, gli anni della contestazione, il fin troppo celebrato e ricordato anniversario del 68, sul quale però mi piace ricordare a mia volta che Donatella Della Porta è curatrice per Feltrinelli pochi mesi fa di uno studio proprio sul 1968, su quello che ha significato. Ma di sicuro io so che non è del 68 che parleremo oggi, perché visto che il tema è un'altra globalizzazione possibile, siamo, semmai è possibile in maniera ancora più forte, dentro il presente in maniera netta. Abbiamo a che confrontarci con i nuovi movimenti, il nuovo femminismo, tutti i movimenti legati ai temi ambientali, e sarà gioco forza magari poi chiedere, o magari fa parte della capire cosa ne pensa Donatella Della Porta del fenomeno, chiamiamolo così, Greta Thunberg, che ha così conquistato i giornali in questi mesi. E niente, siccome poi la nostra gentile ospite ha anche un treno da prendere al ritorno, e siccome poi il festival è pieno di cose e di appuntamenti e qui poi ci sarà un altro importante incontro, non voglio rubare spazio ulteriore e quindi ti do la parola per capire se un'altra globalizzazione e di che tipo è possibile. Grazie mille. Io ho preparato una presentazione un po' introduttiva sul tema di cos'è la globalizzazione dal punto di vista non degli economisti ma dei sociologi, guardando quindi a tre principali dimensioni: la dimensione economica strutturale, ma anche quella culturale e anche quella politica. E il punto interrogativo che c'è nel titolo della mia presentazione riguarda soprattutto la possibilità di immaginare una globalizzazione che sia alternativa alla globalizzazione attuale, nel senso che sia una globalizzazione governata
dalla politica e che riesca a promuovere una società più giusta e una globalizzazione, diciamo, democratica. Quindi il punto interrogativo riguarda soprattutto la capacità di riprodursi e di svilupparsi di quei movimenti che all'inizio del nuovo millennio hanno cominciato a elaborare delle idee che non erano idee antiglobaliste, ma che erano idee spesso definite come alterglobaliste, quindi new global, diverso tipo di globalizzazione, come presa d'atto della necessità di sviluppare anche identità cosmopolite, ma con una forte critica allo sviluppo economico non regolamentato della globalizzazione attuale. Quindi il punto interrogativo resterà, forse i gemelli di cui si diceva prima sapranno qualche cosa di più di noi, ma sicuramente il mio discorso non sarà un discorso del tutto pessimista, perché io credo che molti dei movimenti attuali, pur se in maniera diversa rispetto ai movimenti di Seattle, dei social forum globali, dei social forum europei, però riescono a mantenere una ricerca di un'altra globalizzazione possibile. Vediamo se mi obbedisce. Globalizzazione cos'è? Vado veloce su questo punto perché immagino che molti di voi stiano seguendo diversi dibattiti in questi giorni. In un festival dell'economia dove, diciamo, inizialmente la globalizzazione è pensata soprattutto dal punto di vista della globalizzazione finanziaria, della globalizzazione dei mercati con lo sviluppo di un capitalismo trainato dal capitalismo finanziario, con una sfida principale che è la sfida delle diseguaglianze che si sono prodotte e anzi in alcuni casi accentuate sia all'interno degli stati che fra gli stati. Ma c'è anche una globalizzazione di dimensione culturale, cioè una omogeneizzazione liquida di cui hanno parlato studiosi come Bauman, pensando alla perdita di punti di riferimento concreti nella vita dei cittadini. E c'è soprattutto una dimensione di globalizzazione politica, perché sempre di più le decisioni sfuggono agli stati nazionali, e infatti globalizzazione e nazionalizzazione, che sono due dei temi centrali del Festival dell'Economia di quest'anno, vengono a confliggere su un tema importante per la democrazia, che è quello della rappresentanza. In tutto questo, qual è lo spazio per pensare, riflettere, elaborare e dare le gambe, costruire un altro tipo di globalizzazione che sia capace di affrontare le sfide della diseguaglianza, le sfide di quello che è stato definito a livello culturale un backlash, un passaggio dalle speranze nel cosmopolitismo e nel progresso a un ritorno indietro con la spinta verso valori più conservatori, e a una forte crisi di legittimità politica che abbiamo visto anche, diciamo, in azione in questi giorni nei risultati delle elezioni europee, che sono state molto eterogenee nei diversi paesi, ma che quasi dappertutto hanno visto un crollo delle forze politiche che tradizionalmente negli ultimi 50 anni avevano costruito dei sistemi di partito molto stabili, al punto che i politologi li definivano congelati su una serie di fratture. È un altro mondo possibile? A partire dal 99, poi 2001 e successivamente in Europa e nel mondo, varie organizzazioni di movimento sociale, organizzazioni di società civile, think tank progressisti hanno cercato di immaginare modi per gestire una complessità che si sviluppa all'esterno degli stati-nazione, ma affrontando alcune principali sfide che gli studiosi di relazioni internazionali hanno spesso identificato nel bisogno di controllare e affrontare fenomeni come per esempio quello del climate change a un livello
che va al di là di quello degli Stati-nazione, ma al contempo di dare democraticità alle decisioni che si prendono all'interno di istituzioni che non sono più legittimate attraverso il voto. Quindi di globalizzazione si è parlato e si parla in vario modo. C'è una globalizzazione dei mercati, c'è una globalizzazione che è stata spesso, Manuel Castells è stato uno dei sociologi più citati su questo, ha comportato l'estendere a livello di economia di tutto il mondo di una interdipendenza globale. Spesso gli economisti hanno detto la globalizzazione non è un fenomeno solo degli anni 2000, neanche degli anni 90 del secolo scorso, però certamente in alcuni momenti le interazioni economiche a livello globale hanno subito un'accelerazione e soprattutto si è detto il capitalismo globale ha rotto un'alleanza che si era storicamente consolidata tra stato del benessere e capitalismo, che aveva portato a una sorta di integrazione attraverso una serie di diritti civili, politici e sociali dei cittadini all'interno delle economie di mercato. Colin Crouch, che parlerà oggi pomeriggio dopo di me, è un esperto nell'analisi di come i sistemi politici si sono sviluppati attraverso la rottura di questa alleanza storicamente consolidata. C'è anche una dimensione culturale, spesso si è parlato di una McDonaldizzazione, nel senso di una omogenizzazione della cultura, del sviluppo di una cultura omogenea e dominante, rispetto alla quale le spinte alla nazionalizzazione hanno rappresentato una sorta di resistenza. Quindi anche nei nomi di forze politiche nazionaliste emerge questa attenzione al ritorno a delle identità particolari che resistono alla omogeneizzazione. Questo è un fenomeno generale che abbiamo visto anche in Europa, in un ritorno delle cosiddette nazioni senza Stato, ed è un fenomeno che può prendere caratteristiche progressive o regressive, ma che nella spinta soprattutto recente con uno sviluppo del populismo di destra si è accentuato soprattutto nella visione più nazionalista esclusiva, quindi più regressiva. E poi c'è una globalizzazione politica che è legata a un'internazionalizzazione delle decisioni in una situazione in cui però le organizzazioni internazionali non hanno una capacità di integrazione dei cittadini attraverso gli strumenti classici delle democrazie. Quindi c'è una crescita di organizzazioni internazionali di vario tipo, ma c'è una percezione da parte dei cittadini di una riduzione della loro capacità di controllare le decisioni che vengono prese a questo livello. Al contempo, soprattutto all'inizio del millennio, con lo sviluppo dell'utopia di un'altra globalizzazione possibile, c'è stata anche una crescita del tipo di organizzazioni di società civile a livello globale. Quindi c'è stata una crescita non solo delle istituzioni internazionali, ma anche della società civile globale. Una transnazionalizzazione dei movimenti sociali, l'organizzazione di movimenti di protesta a livello transnazionale attraverso, per esempio, Global Days of Actions o social forum europei, controvertici, campagne per influenzare organizzazioni internazionali come l'Unione Europea o le Nazioni Unite. I movimenti sociali si sono sviluppati in questa direzione. All'inizio del millennio sembrava che naturalmente i movimenti progressisti tendessero verso una visione cosmopolita, però la crisi economica ha rappresentato anche per i movimenti un momento di ripensamento, un momento se non di ritorno indietro,
sicuramente di sfida rispetto alla capacità di pensare un mondo globale in modo alternativo. A lungo si era pensato che spostarsi delle decisioni a livello internazionale poteva portare, come ha detto uno studioso, Sidney Tarrow, come una barriera corallina a un crescere di anche organizzazioni alternative. Nella creazione degli stati-nazione, i partiti politici, i sindacati si erano costituiti per presentare domande e rivendicazioni a uno stato-nazione. Questo stesso processo era stato immaginato a livello di sviluppo di istituzioni europee, globali, su scala, diciamo, sovranazionale. Quindi sembrava per un lungo tempo che se le decisioni si spostavano a Bruxelles, anche le manifestazioni si spostavano a Bruxelles. Se le decisioni venivano prese da organismi come la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale, anche la pressione si sarebbe spostata attraverso campagne verso queste organizzazioni. Questo continua a essere vero, ma il punto interrogativo nel titolo della mia presentazione sta a sottolineare il fatto che quello che sembrava un trend ineluttabile è diventato invece un processo di va e vieni, di passaggi ma anche di blocchi in questa immaginazione di una alternativa di globalizzazione possibile. C'è un processo che gli studiosi di relazioni internazionali, di scienze sociali, movimenti sociali stessi hanno cercato di individuare e che credo sia importante analizzare per capire come mai globalizzazione e nazionalizzazione o nazionalismo e problema della rappresentanza si presentano come due elementi come elementi in relazione dialettica. Cosa abbiamo osservato in questo periodo? Sicuramente una crescita di potere delle organizzazioni internazionali, di cui prima si sapeva poco e adesso invece si percepisce la possibilità, la capacità di influenzare le politiche degli stati, una crescita delle domande rivolte a queste istituzioni, organizzazioni internazionali, con una contemporaneamente declinante capacità di rispondere a queste domande e una declinante legittimazione. Molti studiosi di relazioni internazionali hanno parlato di una politicizzazione dei fenomeni delle relazioni internazionali, con sempre di più un sviluppo di contrasti, conflitti, contestazioni rispetto a istituzioni che non sono elette, non sono legittimate dal punto di vista democratico, ma che assumono non solo sempre più visibilità, ma anche sempre più potere, competenze. Questa politicizzazione ha portato automaticamente a una delegittimazione delle organizzazioni internazionali, con spesso una richiesta di un controllo di decisioni che potesse essere restituita agli stati-nazioni. C'è da dire che questo non è un fenomeno del tutto nuovo. Già in passato la stessa parola di colonialismo indicava che alcuni stati erano sovrani, altri no. Quello che è successo e che si è rafforzato con la crisi finanziaria è stata la percezione che anche all'interno delle aree che venivano definite come aree al centro del capitalismo mondiale, questi fenomeni di colonialismo interno tendevano a svilupparsi.
all'interno dell'Unione Europea alcuni paesi nel corso della crisi economica hanno perso notevolmente sovranità, soprattutto quando hanno dovuto chiedere accesso a prestiti internazionali che sono venuti insieme alle condizionalità, insieme alla richiesta di intervento da parte degli organismi che prestavano il denaro, di seguire delle politiche specifiche che molto spesso erano politiche di crescita, di deregolamentazione, privatizzazione, liberalizzazione e riduzione della capacità degli stati di intervenire. Quindi questo tipo di globalizzazione ha portato a una serie di sfide. Dal lato della legittimazione, cioè dal lato della capacità dei cittadini di controllare le decisioni che vengono prese, le organizzazioni internazionali sono chiaramente punti sensibili, perché gli studi di relazione internazionale hanno spesso sottolineato come le organizzazioni internazionali, che sono molto diverse fra loro, ma in generale abbiano una mancanza o debolezza dal punto di vista della rappresentanza in termini di capacità dei cittadini di controllare le decisioni attraverso il voto, ma anche molto spesso una mancanza di trasparenza. Alcune di queste organizzazioni internazionali sono più visibili, ma quello che succede nei corridoi del potere delle organizzazioni internazionali è molto più difficile da cogliere rispetto a quello che succede a livello locale, regionale o nazionale. Soprattutto si è detto la sfera pubblica, i giornalisti, il tipo di controllo che viene attraverso la possibilità di un dibattito pubblico, c'è molto poco quando si parla di politica internazionale. La politica internazionale include regimi non democratici che spesso esercitano forte potere. Pensiamo alla Cina, per fare un esempio, o alla Russia. E c'è una debolezza anche legata alla scarsa presenza di un sistema di leggi a livello globale. Si parla dello sviluppo di norme, ma queste norme funzionano più dal punto di vista privato, attraverso gli accordi che, di mercato, diciamo, piuttosto che attraverso le norme di, costituzionali che a livello internazionale non funzionano. Dal lato dell'output, dal lato delle decisioni che vengono prese in queste organizzazioni internazionali, c'è un crescente potere da parte soprattutto delle organizzazioni finanziarie, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale possono imporre condizionalità ai paesi a cui vengono prestati i soldi. Una debolezza delle Nazioni Unite, per esempio, una incapacità anche a livello dell'Unione Europea di sviluppare un sistema di integrazione positiva. Questo ha creato conflitti a livello globale, con una crescita nel numero di movimenti transnazionali, una crescita di proteste a livello globale e lo sviluppo di identità cosmopolite. Quindi si sono sviluppati dei movimenti, si sono sviluppate delle sfide alla globalizzazione che venivano dal basso. I forum sociali mondiali continuano a esserci dal 2001 a questa parte, continuano a raccogliere migliaia di organizzazioni, decine di migliaia di cittadini che discutono di alternative possibili, dalla sovranità alimentare al controllo del cambiamento climatico. Però si è sviluppata una forte difficoltà di questi processi, di questo tipo di attori, a entrare in relazione con organizzazioni dotate di capacità di decisioni che potessero filtrare, implementare, realizzare le idee che venivano elaborate dal basso.
E questo tipo di trasformazioni, io credo che siano state legate le sfide di cui parlavo a un inaspettato sviluppo nel rapporto tra Stato e mercato, che in un festival dell'economia si presenta come un tema particolarmente centrale. Questo tipo di sfide alla globalizzazione dal basso sono determinate, io credo, da un lato dal sviluppo della crisi di un sistema di interazioni tra Stato e mercato che ha preso il nome di neoliberismo, di una crisi di responsabilità degli Stati che a fronte di deregolamentazioni diffuse hanno avuto scarsa capacità di mantenere il sostegno, la fiducia dei cittadini, e un sviluppo di movimenti e contromovimenti, movimenti per una globalizzazione diversa, ma anche movimenti per un ritorno a un capitalismo nazionale, che sono, diciamo, la versione movimentista del titolo di queste giornate. Globalizzazione e nazionalizzazione hanno visto anche una espressione all'interno di movimenti progressisti che hanno cercato di pensare ai modi di mantenere una globalizzazione ma di renderla più giusta, e movimenti nazionalisti che molto spesso hanno chiesto non solo un ritorno di potere agli stati-nazione ma anche un ritorno di identità come identità esclusive rispetto all'apertura ai migranti, a un concetto di cittadinanza più ampia che i movimenti per la globalizzazione avevano comportato. I tempi sono un po' più brevi di quanto era stato previsto, quindi volevo lasciare per un eventuale dibattito l'approfondimento di questi temi del tardo neoliberismo, della crisi della responsabilità delle istituzioni politiche e del modo, delle aspettative rispetto allo sviluppo di movimenti sociali in queste condizioni, e presentare soprattutto due sintesi. Una su quali due sintesi che riguardano di più il tema dei movimenti sociali nella globalizzazione. Uno riguarda movimenti e contromovimenti, che avevo menzionato nel schema precedente, e il prossimo riguarda quali opportunità e quali invece sfide ci sono perché si sviluppi una concezione di globalizzazione alternativa. È sempre più difficile per i politologi trovare un modo di definire destra e sinistra. Progressismo e regressione. Ma perché in un momento di grandi trasformazioni anche la definizione stessa di questi termini e di questa identità si presenta come più ibrida. Ma sicuramente possiamo, all'interno dei movimenti che si sono sviluppati con forza anche nei periodi più recenti, individuare alcuni movimenti che cercano di restringere libertà, diritti cos'era il simbolo della mia spada? Giustizia. E dall'altro invece quelli che cercano di espanderli. Da un lato le ricerche sul movimenti, contromovimenti sono state andate sotto l'etichetta di populismo di destra, e dall'altro altri studi hanno continuato a guardare allo sviluppo a sinistra di movimenti che cercano di difendere un'idea di giustizia sociale. I Fridays for Future, che menzionavi tu,
con Greta e gli altri giovanissimi che si sono mobilitati in difesa dell'ambiente, rappresentano certamente un tentativo di sviluppare un'idea di globalizzazione alternativa, di globalizzazione che non avvenga attraverso un consumo di risorse, ma piuttosto attraverso una protezione, una difesa dei diritti anche delle nuove generazioni. E nella stessa direzione si muovono altri tipi di movimenti che si sviluppano, come i movimenti nel sud del mondo per la sovranità alimentare, o i movimenti nel sud e nel nord per la difesa dei diritti delle donne e dei diritti di genere. Quali sono le caratteristiche di questi tipi di movimenti e come differenziarli uno dall'altro? Nel presentare questo schema mi rifaccio al lavoro di Stein Rokkan, che è uno studioso norvegese che ha cercato di spiegare come sono nati gli stati-nazione. E io lo vorrei applicare anche in una dimensione globale, per cercare di pensare come si possono sviluppare movimenti progressisti anche a livello globale. Come si sono sviluppati i populismi di destra e movimenti progressisti a sinistra in questo scorcio breve di inizio secolo? Vediamo una forte politicizzazione in generale, vediamo delle piazze che si riempiono di persone che confliggono su diverse visioni del mondo. Queste piazze hanno una diversità in termini di base sociale, in termini di identità collettive e in termini di struttura organizzativa, che poi vuol dire stesse concezioni della democrazia. Base sociale cambiano. Una delle caratteristiche dei movimenti populisti a destra è un radicamento nel ceti medi e piccolo borghesi. Cosa si contrappone a sinistra? Quello che vediamo è nei movimenti progressisti un forte sviluppo di una figura di precariato che non riguarda soltanto i giovani, ma che spesso riguarda anche le categorie che erano un tempo protette. Ma c'è anche una diversità che riguarda soprattutto il tema dell'identità. Spesso si confonde l'opposizione alla globalizzazione a destra con la critica della globalizzazione a sinistra. Sicuramente c'è una profonda differenza fra questi due tipi di movimenti. Da un lato l'identità del populismo di destra, che si richiama fortemente alla nazione, è un'identità molto esclusiva, dove la nazione viene definita soprattutto in termini di appartenenza etnica. Sono termini che si richiamano spesso nei nomi stessi dei partiti politici della destra populista, dai veri finnici al richiamo di un'etnia nazionale. Dall'altra parte invece, nei movimenti progressisti a sinistra, c'è un'attenzione alla individuazione di una diversa definizione di cittadini e di popolo. Quindi un ritorno quasi a definizioni della Rivoluzione francese, che portano a chiedersi quali sono i diritti di cittadinanza e come difendere i diritti di cittadinanza negati. Fortemente diversi sono anche questi movimenti dal punto di vista della struttura organizzativa. I movimenti populisti tendono verso una struttura organizzativa molto verticale, gerarchica, plebiscitaria. I cittadini vengono portati nelle piazze o invitati ad andare nelle piazze, ma più come popolo in sostegno del sovrano che come portatori di diritti propri. Orban o Erdogan riempiono le piazze, però le riempiono non per dare la parola ai cittadini, ma per ottenere il sostegno plebiscitario che era proprio anche ai regimi del passato.
Dall'altra parte, nel movimenti progressivi a sinistra, c'è un appello ai cittadini, ma che si sviluppa attraverso la combinazione di due grandi, come dire, alternative di tipo democratico. Da un lato la partecipazione democratica, quindi una ricerca che si vede per esempio nelle piazze, di cui dal 2011 abbiamo visto riempirsi attraverso la mobilitazione di cittadini che chiedevano più giustizia sociale e più democrazia, quindi la partecipazione dei cittadini, ma anche attraverso un'attenzione a una alta qualità di discorsiva, di dibattito, di deliberazione. Infatti all'interno delle scienze sociali si parla di democrazia deliberativa per sottolineare il fatto che l'importante in un regime democratico non è tanto il momento del voto quanto piuttosto il momento in cui si parla, si discute, si può costruire una alternativa possibile. Quindi ci sono, diciamo, questi due tipi di mobilitazione: dal lato una mobilitazione escludente che vede nella una risposta ai problemi generati dalla globalizzazione, a quelle sfide di cui parlavo all'inizio, in un ritorno a uno Stato-nazione e in una chiusura sulla presenza di cittadini definiti in modo etnico, e dall'altro invece un tentativo di definire una globalizzazione alternativa più giusta che tenga conto delle diversità di genere, di generazione, di classe, di etnia, ma cercando di integrare e cercando di costruire insieme un tipo di visione che permetta da un lato di riconoscere il bisogno di prendere decisioni al di là del Stati-nazione e dall'altro di inventare dei modi in cui attraverso queste decisioni possano diventare decisioni democratiche, giuste, partecipate e così via. In questo momento quello che sicuramente vediamo è un rapidissimo sviluppo di movimenti e contromovimenti con un andamento spesso oscillante. Se pensiamo a questo breve inizio di secolo, ci sono degli anni che sembravano anni di grande progresso. 2011, quando si riempivano le piazze di indignados e occupai per la richiesta di un sviluppo più giusto a livello mondiale, e anni di Brexit o di elezione americana di Trump, in cui invece sembrava che si andasse verso una vittoria delle forze più regressive. Termini come backlash sono entrati anche nel linguaggio delle scienze sociali per indicare una sorta di ritorno indietro, quasi che i movimenti progressisti fossero andati troppo avanti nella loro corsa. In realtà anche queste ultime elezioni europee mostrano che ci sono forti tensioni e che la mobilitazione da tutte e due le parti porta molto spesso a cambiamenti, ora nell'una direzione, ora nell'altra. Questo ha portato anche a una frequente citazione di Antonio Gramsci, quando nei Quaderni dal carcere parlava di un interregno come un momento in cui il vecchio muore e il nuovo non può nascere. Quindi l'interregno è un momento di crisi e non c'è dubbio che oggi è ancora un momento in cui viviamo le conseguenze di una crisi ormai il cui inizio è ormai lontano, di una crisi che è diventata visibile nel 2008, ma che ancora non è visibilmente finita.
E questa crisi è un momento in cui l'impressione che viene confermata anche dai risultati elettorali che vedono il crollo dei partiti politici del passato è che le vecchie soluzioni, i vecchi accordi, i vecchi equilibri non sono più sufficienti. Da un certo punto di vista la globalizzazione è là ed è difficile ritornare agli stati-nazioni. L'Unione Europea c'è ed è difficile tornare indietro. Uno studioso come Klaus Hoff ha parlato dell'Europa come una Europa entrapped, in trappola, dove alcune decisioni come la decisione su una moneta unica sono state prese con poca riflessione sulle potenziali conseguenze, ma senza una possibilità di uscita o di ritorno indietro che non sia traumatico. Quindi siamo sicuramente in un momento di interregno gramsciano, dove, diceva Gramsci, possono nascere i mostri, i fenomeni morbosi più svariati si sviluppano. Al contempo però sono anche i momenti di crisi, quelli che i sociologi definiscono come giunture critiche, in cui anche alternative possibili, quindi altra globalizzazione possibile, altri mondi possibili possono emergere. E infatti un elemento che è stato sottolineato per esempio da Chantal Mouffe, che è una studiosa che ha guardato ai tempi recenti come tempi di ripoliticizzazione, sono tempi sicuramente di ritorno del politico, sono tempi in cui per esempio persino le elezioni europee rimobilitano. Elezioni europee c'era stata una tendenza dei cittadini ad andare sempre di meno, quest'anno la tendenza si è interrotta perché si sono sviluppati i conflitti, quindi tempo di crisi, tempo di conflitti, tempo di politicizzazione. Chantal Mouffe ha definito il neoliberismo come un lungo periodo di sonno della ragione, di convinzione che la politica non fosse necessaria rispetto a mercati che si autoregolavano. Sicuramente in questo conflitto di movimenti e contromovimenti, populismo di destra risposte progressiste a sinistra, c'è una forte dimensione di politicizzazione. Dal 2011 in tanti paesi i cittadini sono ritornati nelle piazze e non le hanno praticamente lasciate. La nuova generazione, la generazione di Greta, si mobilita già da bambini, diciamo, da teenagers. Quindi quali sono in questo momento le possibili sfide e le possibili opportunità della crisi in un momento di ritorno della politica? Prima che ci buttano fuori, ultimo slide che volevo presentare, riflessioni, come dire, iniziali su questo tentativo di applicare Steinrockan alla globalizzazione dal basso, cioè alla costruzione non dello Stato-nazione, ma di una politica globale. E naturalmente si vede nel tentativo di applicare Steinrockan sia le sfide che del resto anche gli Stati-nazione hanno dovuto affrontare ai tempi del loro emergere, che alcune opportunità. Andiamo con Steinrockan partendo dalla struttura sociale che è anche, come dire, adeguata a un festival dell'economia. Cosa succede nel rapporto tra mercati e Stato? Sicuramente la base sociale di una nuova globalizzazione dal basso è difficile da costruire. Gli studiosi di sociologia del lavoro, di sociologia economica, di political economy parlano, per esempio guardando ai conflitti sul lavoro, di una forte frammentazione.
Addirittura Harvey parla di un ritorno a conflitti che erano tipici dell'inizio della prima accumulazione capitalista. Soprattutto nel tardo neoliberismo, il capitalismo globale ha portato lui stesso a una tendenza alla competizione nazionale che ha ridato fiato al nazionalismo. Cioè, cosa diceva la teoria globale del neoliberismo? Deregolamentiamo i mercati, privatizziamo i beni pubblici, liberalizziamo i confini. Ma questo che fine aveva? Se pensiamo al dibattito nell'Unione Europea, per esempio nel momento della crisi finanziaria, della crisi greca e così via, il discorso del capitalismo globale è un discorso di competitività nazionale. Cioè, si è detto che i paesi che non hanno fatto bene nel momento dello sviluppo del neoliberismo sono i paesi che non sono stati capaci di competere. La Grecia non è stata capace di competere con la Germania, il Portogallo non è stato capace di competere con l'Olanda. La ricetta che è stata data dai teorici del neoliberismo è stata una ricetta di crescita, secondo quel modello, di competitività nazionale. Cioè, la globalizzazione nei fatti portava a un'accentuazione di un discorso di responsabilità dei cittadini, dei singoli stati che chiedevano salari troppo alti o che non erano capaci di lavorare abbastanza o che non vivevano comunque in condizioni di alta produttività. E le richieste che l'Unione Europea o il Fondo Monetario Internazionale hanno fatto a questi stati sono state richieste di fare sacrifici individualmente per rafforzare la competitività dei singoli paesi. Quindi nei fatti questo tipo di sviluppo ha fatto appello alla globalizzazione dei mercati, ma ha portato a concezioni di competizione a livello nazionale. Questa è una sfida. Le opportunità. Opportunità emergono in genere attraverso lo sviluppo di un apprezzamento di somiglianze tra gruppi sociali e reticoli fra essi che possono permettere lo sviluppo di nuovi soggetti. Sicuramente quello che rappresenta quasi una base ineluttabile di sviluppo di una struttura sociale integrata è la presenza di una condizione precaria a livello globale che porta anche a una forte mobilità. Quindi quello che vediamo è che da un lato c'è una frammentazione a livello nazionale, ma che dall'altro i fenomeni di migrazione interna ed esterna sono così forti che quasi naturalmente i movimenti assumono una dimensione sovranazionale. Secondo elemento, livello di identità. Rockan era un sociologo politico molto interessante perché combinava l'attenzione alla struttura sociale con l'attenzione alla costruzione di identità. Nel linguaggio marxista che ritorna di moda si può dire l'attenzione alla classe in sé, ma anche alla classe per sé e alla costruzione di una coscienza di classe. Quindi cosa vediamo da questo punto di vista? Da un lato sicuramente la sfida è la sfida per la sinistra di combinare una percezione di contraddizioni, diseguaglianze tra stati che sono diseguaglianze economiche ma che si trasformano immediatamente in diseguaglianze politiche, anche incapacità da parte di alcuni di questi stati di garantire la base fondamentale dell'accountability democratica. La Grecia, per fare un esempio, il Portogallo non sono stati solo paesi economicamente diseguali e colpiti da una crisi economica e sociale, sono stati anche paesi che hanno perso sovranità nazionale
E questo è un problema rilevante che nel titolo del festival è riassunto nel termine di rappresentanza. Se un paese economicamente debole deve chiedere sostegno a organizzazioni internazionali che danno questo sostegno in cambio della perdita totale di capacità di intervento e di decisione politica, questo rappresenta sicuramente una sfida alle identità cosmopolite, perché riporta quasi automaticamente l'attenzione a livello nazionale. Dall'altra parte però, quello che abbiamo visto anche nelle ricerche su questi movimenti progressisti è una sorta di resilienza di una visione cosmopolita, cioè a sinistra, nonostante la difficoltà di mantenere identità globali, sicuramente concetti di solidarietà internazionale, di integrazione sono stati sviluppati nel movimenti a sostegno dei migranti, ma anche nei movimenti che guardano come necessaria la costruzione di identità globali. Ultimo elemento per lasciare 10 minuti di discussione, dal punto di vista dell'organizzazione. Le sfide. Il neoliberismo non è neutrale rispetto rispetto alle concezioni di società civile. Quello che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni è stato un indebolimento sostanziale attraverso un taglio di risorse a tutta quella società civile globale che era stata definita da studiosi come Mary Caldor come una, possiamo dire, moderazione dei movimenti sociali del passato. Ma di recente vediamo anche una forte criminalizzazione di queste organizzazioni. Per esempio nelle operazioni di search and rescue nel Mediterraneo, non solo le organizzazioni più piccole sono state criminalizzate, colpite da un tipo di legislazione che ormai viene definita apertamente come criminalizzazione della solidarietà, ma anche quelle organizzazioni più forti, Medici Senza Frontiere, quelle organizzazioni internazionali che sembravano destinate ad avere un forte consenso e semmai essere cooptate, sono state criminalizzate anch'esse. La gestione della crisi economica è stata fatta contro i sindacati e i partiti politici di centrosinistra sono stati indeboliti o si sono indeboliti da soli all'interno di questo tipo di sviluppo. Quindi la sfida è sicuramente una sfida relativa a un indebolimento di quelle strutture che erano state per esempio importanti all'interno dello sviluppo dei social forum mondiali e delle proteste dell'inizio del millennio. Però c'è anche una crescita di strutture reticolari. Greta e Fridays for Future sono un esempio di un movimento che non nasce dal niente, si innesta all'interno di movimenti ecologisti che ci sono stati e che sono stati capaci di durare nel tempo anche quando erano meno visibili, però che sicuramente ha rappresentato forte capacità innovativa nello sviluppo di strutture reticolari. Quindi credo che questi movimenti che nascono quasi naturalmente globali siano un esempio di un'altra globalizzazione possibile. Grazie a Donatella Della Porta. Anche avete sentito che densità e che, come dire, che difficoltà, per cui c'è anche uno sforzo fisico, come dire, che non è da sottovalutare. I tempi sono ultra strettissimi. Due domande, riusciamo a... Prego. Lei un paio d'anni fa, in un libro che ha fatto uscire, analizzava a fondo le forme di partito-movimento, un ibrido tra appunto due arene di partecipazione politica differente. A distanza di 2 anni, in una situazione in cui 2 dei 3 partiti descritti si trovano in profonda crisi, cioè
Syriza, sappiamo tutti le difficoltà che poi ha affrontato, e il Movimento 5 Stelle rispetto all'anno scorso ha di fatto dimezzato il risultato elettorale. Lei pensa che queste nuove forme, questi partiti della crisi che sono nati negli ultimi anni, alla luce degli ultimi sviluppi, siano delle forme organizzative che hanno un futuro, che possono diventare dei protagonisti stabili della nostra scena politica, o, come diceva prima, citando Gramsci, delle forme che nascono nell'interregno e di fatto li rimangono? Rispondo in breve, perché so che i tempi sono molto stretti. È una domanda molto centrale, perché riguarda sia i partiti che sono nati in questa contingenza che altri esperimenti che si sono sviluppati, dai referendums dal basso ai tentativi di sviluppare crowdsource constitutional process, processi di creazione di costruzione di costituzioni dal basso. I partiti di movimento sono stati a volte descritti come flash parties, cioè come partiti che nascono e poi o diventano cooptati nel sistema di partito e quindi perdono il movimento, la dimensione di movimento, o viceversa tendono a rientrare nel movimento finendo la loro capacità di influenzare il sistema politico. Io penso che come formula i partiti di movimento continuano a essere rilevanti, e infatti ne troviamo anche molti che stanno nascendo al di là di Syriza e di Podemos, sia a livello locale che a livello nazionale, e con tentativi anche a livello sovranazionale. Penso però che siano partiti che vivono come gli altri il momento di crisi gramsciana, quindi con molte frequenti oscillazioni. Non sono spariti, Syriza è in crisi ma non sembra al momento destinata a sparire. Podemos ha ridotto la sua capacità, il suo riscontro elettorale, però diventa fondamentale per la creazione di un governo di centrosinistra. Quindi io credo che come formula i partiti movimenti siano destinati a riprodursi, e che questi specifici partiti mi aspetto che possano avere anche in futuro dei momenti di apprezzamento e dei momenti invece di crisi, proprio per questo loro bisogno di mantenere contemporaneamente aperta sia l'attenzione alle dinamiche elettorali che l'attenzione alle dinamiche di movimento. Ultima, se purtroppo siamo... Mi riallaccio a una battuta iniziale di Carlo, del moderatore, quando ha detto che il libro sul 68 del cinquantesimo è fuori tema, no? All'inizio. Chiedo, è fuori tema pensare alla globalizzazione dal basso come foriera di disgrazie, tra virgolette, nel senso che noi prendiamo la prima globalizzazione, la contestazione globale del 68, primo fenomeno di tipo universale, ha avuto come conseguenze in Germania la Bader-Meinhof e da noi in Italia le Brigate Rosse. Un'altra forma che richiama un altro momento di partecipazione dal basso, di globalizzazione dal basso, la primavera araba, sappiamo quello che è successo dopo. Cioè, mi chiedo appunto se questa globalizzazione dal basso non comporta pericoli dai quali bisogna assolutamente tenersi attenti come pericoli. Bisogna sempre tenersi attenti, però secondo me il 68 non ha prodotto solo la Bader-Meinhof o le Brigate Rosse, ma ha prodotto grandi trasformazioni sociali in una situazione in cui, diciamo, lo sviluppo è stato complesso. E lo stesso per la globalizzazione dal basso: i movimenti sociali presentano delle idee. Se rappresentano dei momenti in cui nuove idee vengono proposte, discusse. Sicuramente la globalizzazione dal basso
non è un momento sufficiente per lo sviluppo di un'altra globalizzazione, però secondo me è un momento importante perché, come la costruzione degli stati-nazione ha avuto bisogno di una dimensione molto dal basso di costruzione di idee, di identità collettive, così anche l'integrazione a livello globale ha bisogno di spazi in cui anche altre identità nascano. E secondo me la globalizzazione che al momento è più in crisi è questa globalizzazione deregolamentata dei mercati, che ha prodotto conseguenze sociali e politiche molto negative. Dal basso possono venire nuove idee che non possono camminare da sole, hanno bisogno di un'interazione con istituzioni politiche che vanno fortemente ripensate, perché come costruire una democrazia a livello globale è una delle sfide che gli studiosi e i politici e i movimenti stanno discutendo da tempo, che non è una sfida facile, ma che non è una sfida che possa essere abbandonata o dimenticata. Grazie. Dall'interregno è tutto. Grazie a Donatella Della Porta per l'importante contributo che ha portato a questo Festival dell'Economia. E sgomberiamo subito il campo perché, come dire, i dibattiti e le discussioni proseguono. Grazie a tutti.